toccare senza te. Tu visioni nelle vene, ti amo unione a te. La 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 oh, la 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 oh, la 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 oh. La 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 oh, la 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 oh, ti amo unione a te. Solo tutta della mente. Amici di tutto il mezzo sport dei fuoricampo, buonasera e ben ritrovati qui con voi Davide Marchiol per il consueto punto in casa Venezia, per una settimana che diciamo, è stata un po' più apatica delle altre, me ne rendo conto perché so ormai come si ragiona da queste parti, ormai dopo 6 anni posso dire che un filino la piazza la conosco e so che purtroppo al di là di tutto dopo 2 partite ma in cui magari la prestazione non è stata all'altezza, qualche malumore inizia a serpeggiare. Ecco, poi lascio a ognuno di voi pensare se sia giusto o sbagliato. Io, sinceramente, dopo il pareggio con l'Ascoli, chiaro, non ero proprio al settimo cielo, perché ho visto una partita brutta, in cui non ho paura di dirvelo, perché sapete, io ho una linea molto schietta. Una partita in cui mi stavo appisolando. Talmente i ritmi erano bassi, perché, cioè, veramente, perché sì, il Venezia ha giocato male, non ha giocato una bella partita, non è che l'Ascoli facesse una abbia fatto a suo modo una grandissima prestazione, una gara molto molto bloccata, per usare un eufemismo. Chiaro, hai la sensazione di aver buttato un po' un'occasione, perché comunque il Como e la Cremonese ne hanno approfittato per allungare un pelo in classifica. Sinceramente non mi sento di buttare via tutto perché non abbiamo fatto almeno una vittoria in queste 2 partite. Ecco, sì, poteva andare molto meglio, assolutamente sì. Ci sono tante cose di cui discutere, in primis magari una forma fisica ancora non al meglio, e per la Reggiana magari me lo aspettavo, qualche piccola, come dire, scoria post sosta, ma anche un po' il fatto che la squadra avesse mollato dopo il secondo gol. Ecco, contro l'Ascoli mi ha un po' sorpreso vedere dei ritmi così bassi, ho pensato al gran caldo, perché effettivamente comunque la prima partita con 25 gradi potrebbe aver inciso anche sul ritmo, perché ripeto, l'Ascoli non è che corresse più di tanto, neanche loro, quindi evidentemente forse il caldo non lo sottovalutiamo, ma l'hanno patito i giocatori. Al di là di tutto questo, ecco, ci sarà da parlare sicuramente anche delle parole di Antonelli in conferenza stampa, dove comunque il messaggio mandato dalla società è chiaro. Questa è tutta l'intenzione comunque di portare avanti fino in fondo lo sforzo per riuscire a raggiungere un sogno. Non c'è alcuna intenzione di mollare il colpo, la presa e il colpo. Tant'è che per la partita col Brescia sono stati attivati 11 punti in vendita nuovi, per come Venezia Unica, no Pep? Venezia Unica sono chiamati. Il Venezia Unica, ci sono varie tariffe agevolate per varie associazioni, cioè si sta cercando in tutti i modi anche di far sì che il fattore casa diventi fondamentale, perché si vuole avere uno stadio Bolgia versione anno scorso, dove con il Modena tocchiamo 9.000 spettatori,
e portiamo a casa intanto una vittoria anche estremamente spettacolare. Poi, e poi passo la palla a Pep, che se no sembra un monologo di Alvise, non voglio togliergli il primato. Ora, io capisco che poi Amparo per noi è un giocatore fondamentale. Io capisco che la sua assenza sicuramente un pochino ha inciso sulla prestazione, per quanto la linea editoriale sia sempre ok, è assente, ok, è pesante come assenza, però hai comunque una squadra dietro che può sostituirlo per almeno una partita. Ho trovato abbastanza inopportuni alcuni commenti sulla sua scelta di stare vicino alla moglie per insomma l'arrivo della sua figlia, perché ragazzi, la nascita di una bambina in questo caso credo sia uno degli eventi più belli della vita, sinceramente, per me, anche chi se ne frega del pallone, detta proprio francamente, anche perché sì, è vero, guadagnano bene, senz'altro, sicuramente, ma quello di stare vicino alla propria moglie per nascere un figlio è diritto di qualunque lavoratore, non solo dei calciatori. È ancora considerato un diritto fondamentale. Poi, se lui avesse scelto, no, guardate, mia moglie sta bene da sola, scelta sua, non sindacchiamo. La scelta va rispettata, la decisione, detta molto francamente. Non se n'è andato per un matrimonio programmato 6 mesi prima, quando sapeva che c'era la partita, ecco. E forse qualcuno ha capito... cosa è successo? Pep, no, per ti riferisci, dico. Senti. No, dico, mi sembra abbastanza chiaro. Mi sembra abbastanza chiaro il riferimento a qualcun altro che aveva scelto di non esserci. Cioè, proprio in un grandissimo anticipo aveva già detto, boh, vabbè, ma io quel weekend tanto non ci sarò perché chi se ne frega. Ecco, mi sembra una situazione un po' diversa. Detto questo, ragazzi, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, se vi piace YouTube, altrimenti avete la diretta anche sulla pagina Facebook Tutto Venezia Sport, se vi piace di più Facebook. Comunque sapete che tutte le news le trovate su tuttoveneziasport.it, che è, oltre che su Facebook, anche su Instagram e Twitter. Lasciate un like per seguire la pagina, che sembra di no, ma ci aiuta tanto, perché se, faccio un esempio, se il Venezia ci manda dei giocatori è perché ci seguite in tanti, non ci seguite su una mazza di nessuno, non ce li darebbero, cioè, detta molto francamente, quindi è anche merito vostro se possiamo portarvi certe iniziative, quindi continuate a supportarci così e vedrete che con il tempo, un po' alla volta, cerchiamo sempre di portarvi qualcosa di interessante. Detto questo, Pep, vuoi commentare quello che ho detto io, perché visto che è 8 minuti che rompo le palle? No, non rompo le palle. E allora, parto dalla coda. Ovviamente, d'accordissimo con te, con il club, quanto riguarda il discorso della nascita della bimba di Joel, è bellissimo. Pep, mi duole dirti che ti si sente veramente malissimo. Cosa faccio? Provo col telefono? Mi sa che mi tocca chiederti di provare a usare il telefono. Beh, dopo 10 minuti si sarà raffreddato un po'. Prova perché purtroppo hai un disturbo di sottofondo abbastanza pesante a sto giro. No, le parole di Antonelli, nel senso che c'è la conferenza. Mi dispiace che ci sia questo, che ci sia di aver messo questo dubbio, perché stavolta non era voluto. magari cambio il titolo, effettivamente un po' fuorviante così. Commento magari alla conferenza, sì, appena torna Pep faccio la modifica. Sì, effettivamente così sembra che abbiamo Antonelli, ma no, ragazzi, se avessi Antonelli ve lo avrei detto con grandissimo anticipo, perché se ne arriva una live importante saremmo stati felici comunque anche di dargli la parola, però ha parlato oggi in conferenza stampa, quindi non credo serva un'aggiunta. Prego, Pep! Prego. Allora, no, veloce, ribadisco anche io il discorso, mi senti adesso, direttore? Sì. Perfetto. Okay. Il discorso di Joel non fa una piega al tuo ragionamento, anzi direi che la società è stata super a organizzare tutto per lui. Insomma, la nascita di una figlia da primogenita è qualcosa di unico, no? E quindi questa cosa la diciamo subito. Poi oggi, visto che ero in conferenza, ero presente, mi è piaciuta molto la conferenza del direttore Antonelli. È stata una conferenza vera e che ha caricato, cioè caricava un po' anche, ti posso dire, anche noi giornalisti, proprio l'ambiente di compattarci tutti insieme per queste ultime partite, provare a avere un penso modalità Modena, quindi anche Bolgia, per aiutare la squadra che in questo momento ha bisogno. Va detto che i tifosi l'hanno sempre appoggiata, però la curva è sempre stata super, però a volte magari in altre zone del penso c'erano dei vuoti, quindi sarebbe bello avere veramente lo stadio pieno, come diceva il direttore. Sarebbe bello
provare a vincere ovviamente la partita contro una squadra che è in grandissima salute come il Brescia, che comunque si gioca ai playoff perché è settima. E quindi parole importanti quelle del direttore, che ha parlato di equilibrio e ha parlato di un qualcosa di vero, come sempre di te, direttore, che il cammino di Venezia obiettivamente al momento è straordinario e che ci aveva abituato bene, no? Insomma, sono quarti a 3 punti dalla seconda, chi l'avrebbe mai detto? Nessuno obiettivamente. Quindi a questo punto siamo lì, anche se non dovesse arrivare secondo Venezia, saltare un turno playoff, quindi arrivando terzo e quarto non sarebbe affatto male. Poi chiaramente giochi tutto nei playoff, che peraltro ha delle squadre clamorose dietro, perché Brescia, Sampdoria, Palermo, insomma sono squadre anche di blasone, no? Mentre la Sampdoria che rimonta ha fatto, sappiamo che piazza è la Samp. Quindi è stata una conferenza secondo me ottima. Ripeto, che carica. Pep, visto che c'è questo commento e stai parlando della conferenza, vai. E visto che in quella parte, e visto che in quella parte il direttore, diciamo, ecco, ha un po', come dire, non ha detto proprio fuori per fuori, possiamo escludere che sarà tutta la curva nord per il Brescia? Possiamo escluderlo, anche se, guarda, poc'anzi ho mandato un messaggio ad Alessandro Basso, perché da Brescia mi chiedono ancora se ho notizie. Al momento è escluso. Che ci diciamo siano... che ecco, è normale poi... che non si stia questa volta, di solito io sono molto puntiglioso su queste robe, è normale che non si emetta un comunicato specifico per dire no, voi di curva, voi basta così per i biglietti, perché poi si scatenano sempre un po' di polemiche. Ci sarebbe l'intenzione di riempire i tifosi veneziani. Insomma, posso dire cosa penso io da tifoso, anche perché tifo Venezia da noia vedere che magari ci giochi tutto e arriva e sembra di stare a Brescia, cioè non esiste, capito? Questo è da evitare. A Brescia sono in tanti che arriveranno, ma sono certo che sarà un penso pieno, cioè ci deve, anche perché ripeto, la squadra se lo merita perché sta facendo un campionato straordinario. Vanoli e i ragazzi hanno fatto grandi cose, e poi l'ha detto anche Antonelli, cioè mancano 6 partite, che sono tante. Poi tranquillamente potresti vincere la partita, poi vai a Lecco, che non sarà facile, ma puoi vincere anche lì. Poi giochi in casa, se non sbaglio, con la Cremonese, il big match. Dimmi se sbaglio, me lo ricordo il calendario a memoria. Con la Cremonese, quindi può succedere veramente ancora di tutto. La Cremonese, che è terza, ok, a 2 punti dal Como, prima dell'ultima vittoria ne aveva perse 2 di fila, perdendo 4 peri, facendo 0 gol. Quindi questa è la B. Non bisogna battersi. Chiaro, dispiace, io avrei pensavo a 6 punti, Reggiano e Ascoli, obiettivamente. Ne abbiamo preso 1, ok, perfetto. Si va avanti perché siamo lì. Quindi c'è tutto per provare a fare l'impresa. L'impresa sarebbe arrivare secondi. Poi se arrivi terzo o quarto, rimane un campionato straordinario. Giochiamocela fino all'ultimo. E chiaro. Spingiamo i ragazzi, basta, non parlo più, e spingiamo, vai. Sì, capisco anche che si voglia evitare il quarto o quinto posto, perché poi ti resta sempre per quell'immagine magari del Bari che prende quel gol all'ultimo istante e fa sfumare un amen tutta la stagione, no? Quindi capisco tutta questa voglia di arrivare secondi, però ragazzi, fosse facile secondi non andrebbero in Serie A solo 2 squadre, no? Ci andrebbero forse 7-8. È normale, ragazzi, poi anche il Como, ragazzi, ricordatevi che ha preso a gennaio, cioè ha fatto un mercato molto importante. Cioè, Strefezza è un giocatore della Serie A. Dove, comunque, i giocatori sono anche attratti dal fatto che il Como, al di là di tutte le polemiche su Duncan o non Duncan, Niederauer, i soldi, il Como comunque, anche fossimo in condizioni più normali, il Como è comunque nettamente più ricco del Venezia. Per dire, quindi è ovvio che siano attratti, tant'è che adesso il Como fa notizia più che altro per le classifiche sui presidenti più ricchi d'Italia, dove i fratelli Artono sono i più ricchi d'Italia e sono in delle classifiche dove ci sono dei nomi che col calcio c'entrano poco o zero, sono dei nomi che c'entrano con delle sfere di influenza molto più importanti del calcio. Quindi è chiaro che a Como siano tutti un po' interessati ad andare. Quindi siamo in lotta con delle realtà alla portata, ma che comunque sono costruite in maniera un po' diversa rispetto a noi. E quindi ci può stare che alla fine magari tu arrivi quarto e devi arrivare secondo e qualcun altro. Non sarebbe nulla di anomalo. Saresti tu l'anomalia. Saresti tu l'anomalia. Ma che si può fare? Si può fare, perché comunque hai un tecnico che
è un valore aggiunto, hai un attaccante che è un valore aggiunto e hai un gruppo che è stato cementificato negli anni, anche perché, come ricordava il direttore, e come secondo me giustamente e fortunatamente molti tifosi si ricordano, questo è uno dei campionati migliori della storia recente. Sì. Perché quando siamo andati in A con Zanetti... Quinto è arrivato Venezia. È arrivato quinto e per tutta la stagione solo per un attimo ti è sfiorata l'idea che forse potevi arrivare addirittura anche secondo. Sì, è vero, è verissimo. Forse. Quando hai perso lo scontro diretto con Lecce, mi sa, per 3-2. Adesso non mi ricordo, però è vero. Non c'è mai stata la sensazione di arrivare secondo. C'era nell'aria, ma non è che dicevi sto lottando per arrivare secondo. Cioè, era un po'... hai lottato per arrivare quarto, per arrivare quinto, sesto, tutto il tempo, no? Sono d'accordo. No, l'unica cosa, e l'ho chiesto a Sverco l'altro giorno... Io credo, ma non sono certo, loro dicono che la condizione è perfetta. Secondo me hanno fatto dei carichi di lavoro nella pausa, no? Sì, perché col Palermo eravamo super, ma anche con l'amichevole. E forse questi carichi hanno portato un po' di, come dire, pesantezza, mi passi questo termine, sulle gambe. Sì, no? Sì, ovvio che poi c'è il caldo di Ascoli, è verissimo. Forse per fare il rush finale adesso, queste ultime sei. Poi si possono vincere anche le partite se non sei in perfetta condizione, perché, però questa è la mia sensazione, però magari mi sbaglierò. Sì, a questo punto è ovvio che c'è anche qualcosa che va non solo nella testa, perché secondo me qua Reggiana, quando l'ha caduto, è 90% testa. Sì. Secondo me a questo punto c'è stato anche qualcosa legato ai carichi, che evidentemente sono stati pesanti. Poi aggiungo una cosa, è vero che la rosa è lunga, però se vai a vedere i minutaggi, direttore, esatto, non è lunghissima. Noi diciamo che è lunga. Aspetta, fammi finire. Fammi finire. Allora, Tesman e Busio hanno minutaggi senza sei, cioè proprio clamorosi. Tesman ha fatto tutte le partite, il Busio praticamente lo stesso, hanno giocato tanti minuti. Gli esterni di fatto non hanno mai avuto, come dicevi te, i quinti, ma hai avuto di fatto cambi veri e propri, no? E quindi un po' pesa questa cosa, i minutaggi di tante partite. Ovviamente. Allora, Pep, questa ti faccio rispondere a te. Chiedono se l'ingaggio di Svoboda è veramente basso, come si dice sui social, nei commenti, e la situazione di Collavuto, che non so perché continua ad interessare i tifosi nonostante non lavori più tecnicamente per il Venezia. Questo mi fa sempre molto chiedete. Allora, sicuramente Svoboda è in scadenza, lo sappiamo. So che ci dovrebbe essere un incontro che non c'è ancora stato, quello che so. Le cifre, obiettivamente, non le so di preciso. So che altri giornali l'hanno scritto, però io non le ho, quindi non posso riferire quelle che hanno scritto gli altri. Non ho obiettivamente, sicuramente è una cifra magari non altissima e magari lui sta cercando qualcos'altro. Però il tempo passa e lui non ha rinnovato. Scadenza 2024, quindi la sensazione che potrebbe anche non rimanere. Beh, certo. Poi tra l'altro ci sono anche altri giocatori però in scadenza 2025, che Tesman, però adesso so che giustamente Filippo, cioè Antonelli oggi ci ha detto parlare di mercato, però sai, quando arrivano le notizie non puoi non scriverle, lo sai meglio di me. Per quanto riguarda Tesman, io capisco Tesman è un giocatore che giocherebbe tranquillamente in questa Serie A, secondo me. E quindi ha dell'attenzione anche in Serie A. No, diciamo che ecco, capisco le parole di Antonelli su comunque Tesman, che un anno di contratto vuoi o non vuoi, comunque ce l'ha ancora. È chiaro, certo. Che la domanda su Svoboda te la fai, perché comunque ha un contratto per due mesi ancora. Non è esatto. Che è ovvio che devi farti delle domande. Ecco, su Mattia, cos'è che voleva sapere l'amico? Se effettivamente è ancora sotto contratto con il Venezia o se è free agent, come si direbbe in NBA. Ma dovrebbe essere free agent adesso. Hanno trovato forse un accordo, non lo so, ma c'erano anche delle questioni legali tra la società. Perché secondo me, sì, no, chiedevo se mi confermi tu, perché quando c'è una questione legale in ballo, cioè, è un po' difficile sbilanciare. Credo che ci sia ancora questioni in ballo, perché l'avevo cercato per un'intervista e mi preferiva anche Paolo, se sarò a aspettare. Per me sono due ragazzi, tra virgolette, che meritano di rientrare nel settore, perché sono per me bravissimi, sia Mattia Collauto che Poggi. E quindi io ho la speranza che possano rientrare nel grande calcio, che sia B, che sia A o C, se lo meritano, secondo me. Comunque vedo i tifosi che comunque sono molto del parere del dà fastidio dare i tifosi ai bresciani, ma se non viene proprio nessuno dei nostri, a quel punto dateglieli. Invece comunque c'è, in alcuni tifosi c'è anche la consapevolezza che forse sta piazza dovrebbe fare un
uno sfizzino in alcune partite. Io capisco che è scomodo il penso, però faccio un'ipotesi. Al di là del Brescia, cioè, se arriviamo quarti o terzi, c'è il rischio che poi arrivi, sto ipotizzando, anche una Sampdoria o un Palermo in, ai playoff. Non è possibile vedere il penso che sia tutto rosa nero oppure blu cerchiato, capito? Voglio dire. Però là sono i playoff magari, cioè, anche è un cattino il penso. Non abbiamo effettivamente un metro di paragone, perché gli ultimi playoff che abbiamo fatto... Bravo, porte chiuse, è vero. Col Palermo le abbiamo giocate a porte chiuse, quindi non è che abbiamo un metro di paragone, purtroppo. Allora, secondo voi il Parma è entrato in gioco? Può essere, è un po' in difficoltà anche il Parma, è vero. Allora, io continuo a pensare brillante. Io continuo a pensare che sia una semplice fase di stanca e che si riprenderà a stretto giro di posta, già a partire dalla partita con lo Spezia. Però la mia sensazione è chiaro che dopo una sconfitta e un pareggio, a questo punto contro, vabbè, Catanzaro era vagamente scontro diretto, nel senso era comunque una squadra forte. Suzzurro partita contro una squadra che lotta per salvarsi, fai 0-0, ovviamente a quel punto il dubbio inizia ad acquisire legittimità. Certo. Vediamo. È chiaro che se dovessi toppare la gara con lo Spezia, poi ti arriva una gara al Barbera col Palermo che a quel punto diventa... non facile da resistere, perché il Parma avrebbe tutte le pressioni del caso addosso, paradossalmente quella più libera di testa sarebbe il Palermo, perché sono il d'accordo. Parma che adesso deve giustificare il primo posto, mentre il Palermo lo danno tutti un po' fuori dal giro, potrebbe anche giocare con la libertà del vada come vada, abbiamo questa occasione, sfruttiamola, e quando di solito ragioni libero di testa poi vengono fuori le partite migliori. Sì, bravissimo. Con su Tirolo, scusami, vai. Sì, vai, avevo finito. No, con su Tirolo, visto che Pecchi ha fatto un bel turnover di giocatori, ha cambiati tanti, perché secondo me, come dicevi te, qualcuno un attimo insomma, magari fisicamente un po' in difficoltà, però ha detto bene. Tra l'altro lo Spezia, che è clamorosamente al 16° posto, è comunque una squadra che ha giocatori di valore e si gioca tanto, perché è in zona play out, quindi perché no fare magari il colpaccio al Tardini, assolutamente, in una Serie B, come abbiamo sempre detto, che dove tutto può succedere. Sì, chiaro. Risolviamo anche questo dubbio, come ci scrive questo utente. Ragazzi, se vengono risolti il ban del mercato, il problema di quello con il mercato non può permanere, cioè sono due cose legate. Se il mercato è bloccato perché ci sono i ban. Se si risolvono i ban, viene tolto il blocco del mercato, essendo un blocco del mercato FIFA. Tutto lì. Quindi se non risolvi i ban, ti risolvi il problema perché non ti iscrivi al campionato, quindi sei a posto. Ti vedo perplesso, Pep. No, hai detto tutto. No, perché mi stanno arrivando messaggi, telefono. Hai detto tutto te. No, non mi sono distratto, ma il discorso del ban è verissimo. Però io sono molto fiducioso. Anche lì che verrà risolto, ovviamente deve essere risolto a breve. Anche lì. Sì. Cioè, ti ripeto oggi, perché poi tu lo sai meglio di me, che comunque quando vai a conferenze a Udine, quando sei dal vivo, percepisci certe sensazioni. Io ho visto un Antonelli molto positivo oggi. Mi ha dato grande, a parte con una grande stima del direttore, mi ha dato grande sicurezza in tutto, quindi credo che verrà risolto il problema. Deve essere risolto, ma credo che verrà risolto a breve. Tolti loro mille, la prevendita come sta andando? Beh, diceva Antonelli, fuori dai microfoni siamo intorno ai 5.000. Esattamente, esattamente. Ci sono ancora diversi biglietti da ratificare, tra virgolette, perché venduti tramite appunto iniziative con varie associazioni. Quindi 1.000 abbonati, 1.000 loro, siamo sui 3.000 biglietti venduti per ora circa. Sì, però sappiamo, diciamo, che magari la si svegliano tra virgolette verso il finale, no? Ma perché sai, tanti secondo me comunque restano da dare un occhio comunque al tempo, come cosa fa, resta stabile, peggiora, poi sabato vedono che comunque magari resta stabile, allora prendono il biglietto, perché aspetti un po' l'ultimo, no? Per vedere se c'è qualche corrente d'aria che si porta una perturbazione del volante. Esatto, sta purtroppo un pochino. Non siamo stati fortunati col no, tempo. Decisamente, no. Io ero in curva, c'era una roba allucinante. Domenico con la Reggiana, ero in curva con mio figlio, è stato abbastanza. Allora, Matteo, in realtà, allora capisco che adesso la sensazione è che sia che la nostra proprietà è povera. Noi abbiamo comunque un proprietario miliardario. Cioè, non è povero un'idea. Oh, cioè, diciamo che tra l'altro il proprietario miliardario sarà, penso. Sì, ha detto. Mi lancio, mi espongo a dire che ci sarà.
No, nel senso, non ha voluto dire per quanto a Donnelly, ma ha detto che ci sarà. Quindi. Forse fino alla fine del campionato, quindi scusa se ho interrotto, direttore, ci sarà, dovrebbero essere anche rumors, rumors, novità. Secondo me, se c'è anche presidente, allora, io spero che ci sarà ovviamente un punto, presumo un punto stampa, perché ogni volta sicuramente io spero che non sia un punto stampa in cui ci regala un altro tre quarti d'ora di io che sono abilissimo a non dirvi niente per tre quarti d'ora. Ecco, vorrei un minimo di cifra da questa conferenza stampa, quindi spero che ci sia qualche novità, francamente, se torna per così tanto tempo da queste parti. Detto questo, ci ha comprato una proprietà comunque ricca. Sì. Che dopo tanti investimenti semplicemente ha detto ok, adesso si fa con quello che abbiamo. A Como arriva un binomio super ricco, perché a Venezia eravamo già a posto e quindi Venezia non era in vendita, e Como evidentemente sì. Due, hai comunque il fascino del lago di Como, che è rinomato in tutto il mondo, cioè Cluny alla villa là, per dire, e quindi evidentemente comunque è una concorrente importante, e quindi sì, bisogna vedere poi alla lunga quanto vorranno investire gli Artò. Perché certo, gli investimenti che abbiamo fatto noi per ora il Como non li ha ancora fatti. Bisogna vedere tra 3-4 anni se continueranno a farli. Chiaro che se dovessero arrivare in A e a differenza nostra dovessero fare un percorso un po' più logico, anche tenendosela stretta la Serie A, e allora possono cambiare anche un po' i giochi, perché a noi ha fatto malissimo la retrocessione. È inutile che stiamo qua a discuterne. È quello che ha bloccato un po' tutto il processo di crescita. La Serie B ti abbatte i bilanci, passi da, cioè, prendi un quarto di quello che prendevi prima dagli incassi, quindi cambia tutti i ragionamenti che fa anche la proprietà, tutto lì. Quindi non vedo disinteresse nel Venezia, vedo solo che una differenza del fatto che noi siamo già partiti da un po', il Como sta ancora partendo, vediamo dove arriverà, molto banalmente. Allora, sull'interesse della Lazio, ragazzi, sono voci normali in questo momento, sono voci normalissime, perché i procuratori iniziano a far girare un po' di rumors, iniziano a captare un po' le eventuali mosse da fare in estate. Con questo non vi sto dicendo che Joel resta. Infatti. Io vi sto dicendo che semplicemente è normale che ci siano sti rumors in questo momento. Non so, sinceramente la Lazio a me non sembra gli serva una mazza di niente, cioè poi Giampaolo, se mi dite proprio, se posso passare, se mi potete, se mi concedete la cosa, perché se cercano veramente un sostituto di Immobile e un suo vice, secondo me cercheranno qualcosa di un pelino più strutturato, perché ragazzi, Joel ha fatto delle spavute, purtroppo apparizioni ad alti livelli, con tutti quegli infortuni il suo percorso non se l'è riuscito a costruire a quei livelli là, no? Non penso che prendano poi Giampaolo per sostituire Immobile, ecco, penso che si ti presenti a Roma con una roba del genere. Posso dirti la mia? Poi Giampaolo è 10 volte più forte di Immobile per me, ma allora, anche 20. Sì, tecnicamente magari, ma anche meglio. Sì, però Immobile in Serie A c'ha 200 fischia gol. È bellissimo quello che dice. Ma non so chi me l'ha detto, no, ho parlato con qualcuno, non mi ricordo. Ah, con Mariani, con Pedro eravamo. Sì, ha ragione, sì, Pedro, sì, che sono per me, adesso voglio, forse esagero, per me non vedo tanti attaccanti. Allora, chi ce l'è più forte di Poia in Serie A? Ma giochiamo un po', direttore. 4-5, sì, non di più. Ma sì, ma quello certo. Il punto è Castellanos che... è meglio di Giampaolo? No, però no. Castellanos purtroppo, si sa, cioè alla fine il curriculum conta. Castellanos... Sì, hai ragionissimo su questo. Ha fatto un percorso diverso da Joel, no? No, veramente non ce ne sono tanti più forti in Serie A. Mi vengono in mente troppo. A livello tecnico non è che ce ne siano tantissimi ormai attaccanti in Serie A. Questo, cioè, il ragionamento, ragazzi, prima che qualcuno magari anche in chat... Kurstovic del Lecce è meglio di Giampaolo. No, però anche prima che qualcuno in chat... Pinamonti è meglio di Giampaolo. No, tutti presenti. Esatto. Io sono sicuro però che se la Lazio prende Giampaolo e si presenta dei tifosi, ecco, vi abbiamo preso la punta, lo stadio il giorno dopo è vuoto e gli prende gli striscioni contro lo Tito. Può essere, sì, è una piazza, perché, tra l'altro, non semplicissima. Perché io purtroppo ormai certe dinamiche le conosco e il curriculum fa il 50% poi dell'interesse delle pighe nei tuoi confronti. Ma anche in Zola, che gioca nella Fiorentina, è meglio poi Bertrand della Fiorentina. Zola, Bellotti, che non fa gol da 65 anni. Vabbè, dai, non... è un po' da Barbie il discorso, però... Beh, a livello tecnico è indiscutibilmente di un alto livello. Purtroppo lui, come ha detto anche, non mi ricordo chi l'ha detto,
qualcuno ex, un ex o uno addirittura un testato di lui purtroppo paga che nel momento top si rompe, sparisce la circolazione e perdi mercato, è inevitabile. È vero, magari non ti prende non perché non sei forte, ma perché dicono io mi presento ai miei tifosi con questo giocatore che non conoscono e poi la partita dopo io non vendo i biglietti. Purtroppo li fanno questi ragionamenti in società, purtroppo li fanno. Ed è il motivo per cui ringraziamo, perché poi Joia ce l'abbiamo noi. Me ne sono venuti in mente 5 più forti di poi in Serie A. Forse 6. No, ragazzi, allora io questo ve lo escludo perché l'Udinese ha altri problemi. Ha ben altri problemi. Che sfiga perdere il gol al 96esimo da Frattesi. Perché, ragazzi, io non credo che... Candela in questo momento vi posso assicurare è 6 categorie sopra i Bosele. Vi ripeto, non c'è solo un problema punta ad Udine, quindi secondo me poi Ampalo faceva ad Udine faceva come faceva con Javorčić, faceva quella fine lì, vedeva pochi palloni e magari era anche un po' con la testa per aria, quei palloni li sbagliava, quindi forse per lui è stato molto meglio restare a Venezia, sapete ragazzi, la penso, sono molto negativo sul fatto che ad avere poi Ampalo qua, ma per lui a me avrebbe fatto piacere averlo in casa, figuratevi, sarebbe stato molto più vicino. Buon per lui che ha scelto di restare a Venezia, questo se proprio la scelta era Udine, ragazzi. Poi sì, ci sono anche i casi in cui il salto per alcuni attaccanti fa tanto, perché ci sono tantissimi attaccanti che in B hanno segnato fiotte di gol e poi in A hanno fatto fatica. Diciamo che per Poia c'è quel fattore che comunque la qualità è sopra a tanti attaccanti che sono passati per la B, e lo si vede nettamente, e comunque al Bayer Leverkusen già i lampi di qualità te li aveva fatti vedere, cioè comunque al Bayer è dispiaciuto non l'ha dato. Io sono contento che dai credito alle voci che volessero i Bari, l'hanno preso? No. Che affari fai a Bari contingenti? Capisci? Cioè, ti stai tra virgolette contraddicendo da solo. C'è dove si possono fare affari contingenti, li faccio a Como, che ho una città nota in tutto il mondo, non li faccio a Bari, tant'è che a Bari ci sono ancora i De Laurentiis che bisogna vedere se riescono a vendere o meno, perché purtroppo Bari in questo momento non è appetibile, e infatti vanno a Como. E il lago è un fattore, come per noi la laguna, sono dei fattori che ti aumentano nettamente l'interesse che possono attirare nei confronti di chi viene dall'estero. Non credo che Titi Henry prenda una villa a Bari, penso che la prenderebbe a Como, sapete, io vi do questa idea, poi decidete voi se è una boiata e vi divenite dire, ma che sei un bischero, ma secondo me, la villa te la prendi là, piuttosto che in Puglia, per quanto sia una terra bellissima, ci mancherebbe altro. Madonna, bellissima, sì. Allora, comunque sì, ragazzi, detto questo, nulla ci assicura che Joel resti, anzi, sicuramente sarà un pezzo sul mercato molto appetibile. Parlare di valutazioni mi sembra un po' eccessivo, perché ha una causa rescissoria, ragazzi. Non è che si può parlare tanto di valutazioni. Chi arriva, lo vuole, la paga, ciao. Non è che è stata tolta quella cosa lì. Cioè, ancora, non è ancora noto in toto quanto valga quella clausola. Varrà molto di più dei 3,6 milioni. Questo è poco ma sicuro. Sarà sui 6-7 la clausola. No, quello che so io è 8. 7-8. Sì, però. Boh, 7-8. L'ho scritto oggi. Sarà più o meno il doppio di quello che era la clausola. Esatto. Quindi la valutazione è quella, non è che puoi fare tanti giri di parole, è quella, chi lo vuole la paga, lo compra se Joel dice di sì. Vediamo un po'. Allora, sul discorso smantellamento io non credo proprio. Io credo che la volontà in ogni caso sia quella di mantenere un gruppo competitivo, poi che ci siano nomi di alto livello con un altro discorso. Come vi ho sempre detto, credo si vada sulla perdita di 3-4 pezzi nel caso in cui non dovesse arrivare alla Serie A. Quello temo sia, tra virgolette, inevitabile. Sì. Abbiamo un direttore compreso l'allenatore, secondo me. Tu non so che non sei d'accordo. No, però io semplicemente dopo tanti anni di calcio, sono arcistufo di fare i discorsi a marzo-aprile, no?
Però sai anche tu, direttore, che cominciano già adesso i rumor, sì, dei movimenti, le madonne. Non ti sto dicendo che non vanno fatti. Ti sto dicendo che non è il caso di fasciarsi la testa ora. No, assolutamente, ma infatti... Ad agosto uno non ci arriva. Perché? No, sono d'accordo, guardate, su questo. Guardate cosa sta accadendo in Serie A. Conte ha firmato con la Juve, ha firmato con il Milan e ha firmato con il Napoli. L'anno prossimo ci sono tre Conte che erano in Serie A. Non credo sia possibile. Quindi qualcuno sta mentendo. Capite cosa intendo? I rumor ce ne saranno una tonnellata e sicuro che qualche club... Cioè, io che Vagnati e Kai abbiano telefonato a Vanoli, ci credo. Ci credo meno che gli abbiano già firmato a firmare un contratto. No. Perché poi purtroppo passa questo messaggio. Se l'hanno scritto sui giornali, perché spesso io leggo, si scrive idea. Talvolta poi però passa il messaggio da chi legge, hai fatta. No. È un'idea. Sì, poi sì, tra sì. Un'idea a un affare c'è un mare in mezzo. No, siccome il Venezia, esatto, siccome il Venezia sta facendo benissimo, è ovvio che agli occhi alcuni giocatori, compreso il tecnico della Serie A, ma questo, però ha detto bene te, sono rumors e poi quando sarà finito vedremo come andrà, al di là di andare in Serie A o no, sicuramente qualcosa, magari qualcuno andrà via, però ne parleremo a fine anno, appena finito il campionato. Esatto, cioè, bisogna aspettare un attimo, perché sì. Poi spesso neanche il tecnico di turno sa bene cosa succederà, come fa a saperlo? Cioè, in questo momento puoi restare in Serie B, andare in Serie A, ce ne sono un miliardo, puoi fare i playoff, ce ne sono un miliardo di scenari. Sì, di ipotesi. Sì. Poi bisogna vedere anche quale panchina effettivamente si libera, perché poi per esempio il Toro non va su Vanoli, decide di andare su Palladino e riesce a convincerlo. E a quel punto è Monza che dovrà cercare qualcuno. E magari certo. È Monza che cerca Vanoli e lo convince a suon di migliori. Non lo sappiamo. Può succedere un miliardo di cose. E magari, non lo so, la Juve da Di Matto e decide che, come dice Vlahovic, vuole poi Ampalo a tutti i costi. Non lo sappiamo. Vediamo. Sicuramente meglio di Moise Kean. Sì, infatti, cioè, rispetto a Moise Kean, se fosse un prime upgrade anche. Con tutto il rispetto di Moise, che però non sta assolutamente rispettando le aspettative, credo. No. Sì, beh, abbiamo visto anche un Antonelli abbastanza ottimista dal punto di vista molto. Della prevendita, quindi credo e spero che si vada verso un bel numero, ma dovessero mandarci il numero, ma se non ce lo manderanno glielo chiederò io, speriamo di darvi novità rilevanti e importanti. Vediamo un po' altre domande effettive. All'Udinese serve come il pane Dor Perez, ma sai che sto vedendo quest'anno all'Udinese gente che va più lenta di Dor Perez. Io non pensavo fosse realistico e possibile, e invece è possibile evidentemente. Ma a metà campo c'è qualcuno più lento di Dor Perez? Sì, guarda, ma fai un nome, non puoi farlo. No, mi temo sia sotto contratto ancora, sì, lo è, ma cioè, io ragazzi ho visto Domingo Skhigna, io non capisco. Ah, ok, certo. Vabbè, il mio Skhigna. Ho capito, però ragazzi... Una meteora? Cos'è? Ho capito, però era il Watford, te lo sei spostato. Non so che era Watford. E Ken Kamara in Serie B sarebbe un centrocampista normalissimo per la B, qualche geometria e poco altro. Etienne era come il primo Tesman. Sì, vedevi che aveva qualcosa, ma mi ha preso lì un po' in mezzo, non si sapeva bene cosa facesse. E poi giustamente, come fa notare Marco, e Bosé con il rumor del Tottenham peggio di Candela, e tu capisci da qua quanti giornalisti guardano le partite. Probabilmente chi ha scritto che il Tottenham è interessato a Bosé l'ha visto solo correre come un pazzo. Perfetto, il problema è che poi da tre quarti delle volte casca per terra e non se ne facciamo niente. In Premier League gli piacciono questi giocatori. Sì, però poi gli piacciono soprattutto se restano in piedi al momento del cross, io credo. E non è questo il caso, purtroppo. E comunque non è come Udogie, che è andato al Tottenham, quello è un giocatore di valore. Visto che è andato al Tottenham. Per quanto riguarda Svoboda, ne abbiamo parlato prima, vediamo i prossimi incontri come andranno, non sappiamo. Sì, esatto. In questo momento bisogna vedere. Manca poco comunque, quindi è dura. Però secondo me, se rimaniamo in bici, sarà da rifare centrocampo da capo. Non lo so. Allora, in B ancora un anno non vedo più Busio e non vedo più Tesman. Effettivamente, può essere che siano i due americani, i due sacrificati oltre a Joel.
effettivamente. Sarebbe ci vuole anche pensare adesso. No, no, io posso anche pensarci, sinceramente. Sì, no, ma ci sta questa roba, sono tre giocatori. Di tutta la nostra rosa, chi vedo proprio che potrebbe dire no, boh, ragazzi, io con la B anche basta, vi voglio bene, ma faccio il volo, i due americani e Joel. Tutti gli altri, sì, sinceramente, ragazzi. Ci aggiungo anche Candela, che secondo me è un profilo che in Serie A ci potrebbe stare. Sì. Ci sono dei quinti che va, sì, buoni in Serie A, ma... Andrebbe, quindi, secondo me, in qualche squadra a fare da, tra virgolette, da comparsa. Io non riesco a vedere in una, o in una squadra che lotta per non retrocedere. Che non, insomma, so, mi viene in mente il Verona, gli esterni destri del Verona, Centonza, sì, non sono dei fenomeni. Cioè, però Pep, vai a Verona. Sto dicendo così, per dire che adesso. Che fa? No, ma se mi chiedo, io ti dico, se mi chiedono i profili del Venezia da Serie A, ti risponderei, sì, Boyan Paolo, ma alta Serie A. I due americani... Certo, e secondo Candela, me anche Antonio Candela, ma questi anche quattro. Anche Izzes è da sé. E anche Jay potrebbe, bravo, bravissimo, anche Jay potrebbe... Sì. Se si toglie alcune magagne, anche Altare da Serie A. Io ti sto dicendo che giocatori effettivamente ormai sono a un punto dove la B veramente si sta troppo stretta. Sì. Troppo stretta e dovrebbero fare il salto per forza. Io Candela qualche miglioramento glielo vedo che ancora può farlo. E secondo me può farlo in una alta B piuttosto che in una bassissima A. Sì, sì, sì. A meno che poi la Fiorentina dice no, io punto sul Candela per il futuro, voglio avercelo subito, e gli alzo le mani, ovvio che se arriva la Fiorentina e vuole Candela glielo dai, non è che più certo. di tanto, mi ha sempre detto. Ragazzi, Altare, io non capisco perché vi stia tanto sulle palle. Scherzavo con questo abbonato perché lo conosco, visto che è nel gruppo abbonati e ci parlo un po' più spesso. Nel senso che sì, ha fatto delle partite orrende oltre alla volta, ha fatto dei passaggi a vuoto brutti. Può succedere, però, secondo me, se fa dei passaggi brutti, è roccioso. Ha dei piedi interessanti anche in impostazione, nonostante la sua stazza, perché comunque qualche lancio interessante, qualche cross, qualche turnopata interessante l'ha fatta, e la testa la sa usare, tant'è che ha fatto 4 gol. 4 gol e 3 assist. 3 assist. Giorgio. Secondo me è un profilo molto... Non è no. Già pronto come Carboni. Non è fisicamente devastante. A livello offensivo è uno che dà ogni tanto ha dei momenti di amnesia dietro, direttore. Mi viene in mente Parma, ma anche altre partite. Ma infatti non ti ho detto, è già pronto. No, ma infatti... Se toglie certi difetti, la Serie A può sì. starci, però... Carboni, sì. Ecco, Carboni lo vedevi che al 99% era già pronto, perché a parte quello col Cagliari non te la sbagliava nessuno. Sì. No, infatti. Caso al Venezia avrebbe portato la Serie A diretta. È un po', secondo me, quel profilo che continua a mancare, un giocatore alla Pippo Caso. A caso, guarda che ti passo garantire che era fatta, sì, solo che sappiamo perché. Beppe, no, sai anche tu che lo so, ma lo dico agli amici. Se sei poco di mercato non puoi farci niente. Non vogliamo parlare degli assenti, però in qualche partita quel tipo di giocatore, senza rifare il nome dello stesso, sarebbe stato strautile, cioè, diciamo la verità. Quindi il caso era magari fosse arrivato, però ormai non c'è niente. Ok? Sì, sì. Perché c'è, ecco, partite chiuse o a ritmi bassi come quella con l'Ascoli, i giocatori così te la sbloccano. Ragazzi, vi do risposte secche con le ultime domande, perché manca un minuto e poi dobbiamo chiudere, perché altrimenti Pep... Mi rapiscono il figlio. Esatto. No, non credo, neanche io credo, Eric, però ecco... No, vai avanti tu, direttore, se vuoi rispondere a tutti gli amici. Un minuto e chiudo. Oggettivamente, secondo me, ci sono tre pezzi che poi possono fare magari una scelta di cuore e restare. Però ci sono tre pezzi che oggettivamente con la B ormai hanno poco a che fare. Zamparo no, per una questione di età. Ci ha già provato, ha avuto già il suo treno, purtroppo l'ha perso. Difficile che gli ricapiti, a meno che non trovi lui la promozione con qualcuno. Schwerk ha fatto una stagione, sì, una vera sorpresa, sì. Interessante. Ha ragione. Se confermerà anche l'anno prossimo questi valori, secondo me può essere... Ha ragione, sono d'accordo su Sverco, me l'ero dimenticato. Potrebbe essere un profilo interessante, sì. Ecco, Giuseppe, credo sia ironico, perché tutti questi fenomeni, penso che siano... Forse Carson e Redan potrebbero avere una seconda chance, tutti gli altri credo che quest'estate Antonelli lavorerà giorno e notte per piazzarli.
Lella finito nel sarcofago, che fine ci ha fatto? Effettivamente, Pep, io ti direi che me lo devo segnare, perché è 7 volte che, devo, che voglio che venga chiesto a Vanoni del povero Lella. Glielo chiediamo sabato glielo chiediamo. Ogni volta. No, no, hai fatto bene a ricordarci. Era un giocatore nelle rotazioni, è sparito, quindi... Sabato glielo chiediamo. Capiamo. Ha avuto anche un infortunio muscolare, forse sì, ancora sì, un po' indietro. Per capire se è un problema muscolare o se è lui che non lo vede più nello scacchiere del Dembélé rientrerà. Dembélé sta per rientrare. E l'ho visto senza posto, l'ho visto anch'io, quindi siamo tutti pronti. Ragazzi, con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Non mi resta che lasciarvi tutto mezzosport.it per tutte le ultime novità. Targate Venezia FC, pagine Facebook, Instagram e Twitter, seguiteci. Replica della live la trovate su Facebook, tutta Venezia Sport, altrimenti sul canale YouTube, I Fuoricampo. Se non siete già iscritti, iscrivetevi, perché anche l'iscrizione su YouTube ci aiuta, esattamente come il like alla pagina Facebook di tutta Venezia Sport. Condividete anche il contenuto a chi ancora non ci dovesse conoscere. Un saluto, ringrazio Pep e alla prossima. Ciao direttore, ciao a tutti.